Buongiorno ragazzi, buongiorno, adesso mi sentite tutti quanti bene? Tutti quanti belli tranquilli? Allora, fatemi un attimo cambiare un po' di cose. Siamo in diretta? Finalmente, eccoci qua. Buongiorno ragazzi, siamo tutti quanti pronti? Per andare live di Velvet Shell. E noi ci spariamo una bella live di Rainbow. Che dite? Siete contenti? Live Velvet Shell. Allora, chiaramente il gioco è Tom Clancy's. A posto così. Impostazioni da qua, de là, de su, de giù. Oh là! Allora, siamo pronti, raga. Vediamo un po' in quanti siamo. E tra poco si parte, raga. Fatemi un attimo settare le ultime cose. Ditemi se sentite il volume. Più che altro voglio vedere se sentite il volume e chiaramente la mia voce. Quindi aspetto i vostri commenti immediatamente sotto giù. Allora. Sì. Ottimo, allora fatemi un attimo, ok, rallentiamo un attimo la chat e direi, raga, senza webcam perché rallenta tutto quanto. Comunque in settimana, spero nella prossima settimana, sarà tutto quanto migliorato all'ennesima potenza, quindi spammate questa live ovunque. Voglio vedere il bordello più assoluto. Spammate come non avete mai spammato in vita vostra. Dai che almeno arriviamo subito a 4000 susi. Subito spettatori, raga. Andiamo, partiamo. Siamo pronti? Attendi la connessione ai server Tom Clancy's. Speriamo che funzioni tutto quanto, raga. Io mi auguro che funzioni tutto quanto alla perfezione. Con valida privilegi, con valida questo, con valida quello. Oh, ragazzi, finalmente operazione Velvet Shell in azione. Allora, siete pronti? Allora, il primo corposo aggiornamento a un anno dei contenuti rilasciati dopo l'uscita, ok, la nuova mappa Costa. Ah, ok, la nuova mappa Costa. In italiano, ok, si chiama Costa e non la Perla Blanca, ok. Supporta anche la distribuzione in base al calibro. E consentirà un maggior realismo. Ok, bene, 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 bene. Ricompensa stagione 4, grazie per aver giocato. Mamma mia, il diamante! Il diamante, ragazzi, con sopra il coso... Giappo, Jekyll, ok, è stato attivato, Mira è stato attivato, Fotone è stato attivato, Uniforme da battaglia è stata attivata, anche il copricapo di Mira è stato attivato, un altro contenuto uniforme per Mira è stato attivato e questa qui è l'interfaccia. Allora, ho quasi 300.000... cavolo, punti fama, dovrei comprare qualcosa, però poco importa. Adesso andiamo subito, raga, negli operatori. Andiamo a settarci un attimo questi nuovi operatori nel migliore dei modi. Prima con Jekyll. Vediamo che uniformi ci sono. Così, ho uniforme da battaglia Fotone. Allora, mettiamoci questa immediatamente. Mettiamocela schermo intero, così. Cos'è sta roba? Cambia visuale... Bello, così, ottimo. Non male, non male. Adesso andiamo subito nelle armi. Anzi, guardiamoci anche i copricapi. Ah, perché poi c'è questo qua, Velvet Shell. Ma io ho il Fotone, quindi mettiamoci questo. Dotazione armi. Allora, 46 danni, 800 di cadenza, 50 mobilità, quindi ottimo.
capienza 30 colpi. Allora, andiamo un po' a comprarci il mondo anche qua. Vediamo che mirini ci sono. Ok, come al solito compriamo tutti i mirini, che poi devo vedere quello che mi si addice di più. Io ho visto molti che lo utilizzavano con l'ACOG. Noi invece proviamo con l'olografico subito. Sotto canna cosa abbiamo? Silenziatore. Fatemi comprare tutto, raga. Rompifiamma, freno di bocca, il compensatore, riduce per il fuoco rapido, riduce il rinculo globale dell'arma a colpo singolo. Io lo compro il freno di bocca, anche se questo qui nasconde e riduce il rinculo delle raffiche brevi. Secondo me mi trovo meglio con questo qua, il compensatore. Mettiamoci il compensatore, che riduce la dispersione dell'arma per il fuoco rapido, così quando vi venite presi dal panico sparate come non so cosa e non dovrebbe succedervi nulla. Allora, mettiamoci impugnatura in questa maniera. Il rinculo è tantissimo, però almeno accelera la transizione da fuoco senza mira a mira DS. Teniamoci questo qui, ragazzi. Il sottocanna non mi serve. Skin army, vediamo cosa c'è. Il dorado, non male. Questo anche, bellino. Questo ok. Ok, va bene. No, questo no. Questo anche no. Ah, basta? Intanto io vorrei farmelo oro. Skin army universal. Beh, raga, io direi un attimo, adesso me lo faccio oro. Poi vediamo un attimo. Fatemi mettere il ciondolo Red Crew diamante. Mamma mia, raga, mamma mia. Vediamo se c'è anche però l'operatore. Questi sono tutti i ciondoli che ho preso. Ho preso anche questo di Tachanka. Grande prova, grande prova. Chi è che ce l'ha questo di Tachanka? Poi ho questo di Twitch. Anche quello di Kessel l'ho fatto. Ottimo. Che ogni tanto, ragazzi, io non presto attenzione alle sfide che faccio. Questo cos'è? Ok, bello. Ciondoli universali. Lì abbiamo la palla spagnola. Ah, vedete, mi manca il Capitao. Ah, eccolo qui, Jekyll. E ecco. Ah, Jekyll e Mira. Vediamo un attimo i copricapi. Questo qua. Cioè, i copricapi, il cilindro borchiato. Un po' di cose, così facciamo vedere tutti. I ragni, belli. Non male, non male, raga. Allora, il primo fucile l'abbiamo fatto. Passiamo un attimo anche al secondo. Il PDV9 gestisce accessori e personalizzazioni. Il mirini. Allora, fatemi comprare tutto. Aspettiamo, raga, 10 minuti che compro tutto quanto il mondo. E poi andiamo a cercare una partita. Vado a cercare una libera. E fin quando non trovo la nuova mappa, cavolo, non si fa assolutamente nulla. Io qui ho visto anche nell'invitational che utilizzavano l'olografico su questo PDV. Poi boh. Allora, fatemi comprare tutto. Anche qua non so sinceramente quale sia l'attachment migliore, quindi onde evitare compro tutto, visto che adesso nella schermata iniziale si può cambiare. Io per ora mi tengo il compensatore. Impugnatura però mi metto questa qua, perché con la mitraglietta miri già, quindi questo non serve, però lo compro ugualmente, tanto per 45 crediti adottiamo quello. Il sottocanna non mi serve. Skin army, vabbè, mi faccio tutto oro per ora. Poi con calma vado a vedermi tutto quanto. Diamante assolutamente. E poi abbiamo finalmente l'ITA 12L, ragazzi. Questo mega pallettone che ho visto che lo utilizzavano con l'olografico. Il red hot. Vabbè, compro anche l'altro. Anche se questo qua, raga, io non lo utilizzo quasi mai sul fucile a pompa. Ditemi nei commenti qua, raga, in chat, voi con cosa lo utilizzate l'olografico? Il sottocanna no, io non ce lo metto. È bello anche così stock. Vabbè, dorato. Anche se comprarsi
Guardate che bello che è così anche. Non è male questo, eh. Comunque, ciondoli. Diamante. Poi cosa manca? L'altro, ok. Con il mirino sempre olografico, anche se su questo qua piccolino non lo so. Redotto olografico, redotto. Beh, raga, proviamo. Poi in game posso cambiare tutto quanto, lo provo. E poi vedo quello con cui mi trovo meglio. Qua li faccio tutti oro, che mi frega. Diamante, assolutamente. Ah, qui c'è anche la pistola che sinceramente la pistola non la metterò mai. Però andiamo a personalizzarcela anche questa qua. Cosa abbiamo? Con sottocanna abbiamo il freno di bocca e il silenziatore. Ok. Mettiamoci pure questo qua che almeno facciamo 43 di danno. Sottocanna niente. Skin armi e ce la facciamo oro. Nulla di che, ecco. Però voglio il fucile a zappompa, granata stordente o a eruzione su questo qua, Jekyll. Visto che prendiamo le impronte, prendiamo la granata stordente. Assolutamente. Quindi Jekyll è stato fatto, ragazzi, con le armi oro. Non male. Non vedo l'ora di provarlo. E adesso andiamo con Mira. Andiamo a vedere subito le uniformi. Allora, io chiaramente ho l'uniforme da battaglia. Pastinaca, la pastinaca non era anche un animale, un qualcosa? Boh, non lo so, raga, mi sto confondendo. I copricapi, sicuramente qua ne metteranno di migliori perché fanno abbastanza schifo. Schermo intero? Sì, fa abbastanza schifo sto casco, raga. Allora, e adesso andiamo con la dotazione. Il Vector, finalmente, raga. Allora, mirino. Io col Vector ci metterei un redot. Voi cosa dite? Io provo col redot. Poi vediamo. Canna col silenziatore che non fa nessun danno. Questo qui, raga, fa 23 di danno. Quindi c'ha 1200 di cadenza. Vi rendete conto? 1200 di cadenza al Vector. Vabbè, prendiamoci il compensatore. Impugnatura, chiaramente questa, perché con 1200 di cadenza, cioè spari al soffitto. Skin army. Vabbè, ci sono solo queste. Questa anche spacca, raga. Non è niente male questa qua. Questa mi piace. O se no questa col toro. O questa. Cosa dite? Qual è più bella? Ma dai, io mi compro questa. Acquistiamola con i crediti di Rainbow of Six Siege. Così io mi metto quella. E il ciondolo per ora diamante. Ok. Dai, ci sta di brutto così. Guardate che spettacolo il Vector. Finisco di settarmi le ultime due armi, raga, così poi quando sono in partita le possiamo utilizzare tutte quante senza dover aspettare assolutamente nulla perché ormai ho già modificato il mondo. Qua ci piazziamo l'olografico. Cos'è? L'L, no? Skin army, perfetto. E ci mettiamo quel ciondolino. Anche qui siamo a posto. Magari con mira ci metto i due fucili a pompa. Vorrei provare questa combo allucinante con il fucile L e S per vedere un attimo qual è quello che fa più danno. Il sottocanna niente. Non c'è nessuna impugnatura per questi fucili. Strano. Qua è a posto. Sistemiamo anche la pistola, giusto per, raga, che non si sa mai. Se magari dovessi utilizzare la pistola per fare qualche challenge, almeno ce l'ho già a posto. Skin armi, vediamo se ce l'ho anche qua. Ottimo. E basta. Quello l'ho fatto. Qua cosa ci teniamo? Lo scudo o la nitro con mira? Teniamoci la nitro cell. Allora, mira anche è stata fatta. Vediamo se ho
Se io ho comprato il colore per le altre armi, qui anche ce l'ho disponibile. Fatemi un attimo dare un'occhiata. Sì, favoloso! Anche per questi operatori ho questo colore qui. Quindi fatemi un attimo cambiare a mettere questo qua, perché non credevo avessi anche qua la colorazione per queste armi. Quindi andiamo tutto in singolo, perché l'oro alla fine sì, è bello, però anche no, andiamo con le colorazioni nuove. E anche la pistola ce la facciamo con la colorazione nuova. Perfetto, raga. Vedo che siamo abbastanza, quindi questo qui è Mira. Sì, buonanotte. Questo è Jekyll. Allora, per prima cosa proviamo il PDV con la pistola. Vabbè, poi raga, andremo a vedere tutto quanto. Andiamo a giocare. Anzi, fatemi vedere su Rock. Qualcuno di voi ha comprato. Dov'è Rock? Eccolo là. Qualcuno di voi ha comprato l'uniforme Elite di Rock? Questa è fotonica, raga. Purtroppo non ho i soldi e quindi non posso comprarla. Allora, multigiocatore. Andiamo in lì, anzi, fatemi vedere option prima di tutto. Sì, ho visto che c'ho ancora il NAT un po' distrutto. Allora, preferenze matchmaking, salvataggio no, presidio no, artificieri sì. Base di Hereford qua no, 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 confine, grattacielo, no, Bartlett no, Costa ah, ok. Allora, metto tutto no e costa sì. Vediamo, raga, se riusciamo a trovare subitissimo la mappa nuova o meno. Quindi si parte così in libera. Andiamo avanti, raga. Allora, tutti belli tranquilli in chat. Avete lasciato like? Avete immediatamente lasciato un like, raga? No, perché se non vedo like vi uccido, eh. Io qua ve lo dico. Bello anche questo, raga. Mi sarebbe piaciuto. Vediamo se io. Vabbè, qui non posso fare nulla. Come al solito, il caffè è Dostoevskij. Ma porca vacca, oh. Non ci credo, raga. Non ci voglio credere. Come like siamo abbastanza ristretti, raga, eh. Poi mi hanno già preso mira. Torna al menu, molto volentieri. Come hanno fatto a rubarmi già mira? Non lo so. Allora, live di For Honor, si potrebbe fare anche, raga. Nessuno lo vieta. Però, per ora, andiamo soltanto a fare una live sul nuovo aggiornamento Velvet Shell. Perché non ho voglia di mettermi qui e registrare da solo. Voglio giocare insieme a voi. Allora, questi cosa sono? Ah, questi sono i loot. Ah, belli, uccidi 5 nemici in caccia ai terroristi. Ma io tanto non ci gioco mai. Si rimuovi. Vediamo un po' Ubisoft Club, caccia ai terroristi, 3 round multigiocatore come difensore. Ok. Qui abbiamo i copricapi vintage, gioca partita libera. Ah, subito così posso andare, o se no questo cos'è che è? Ah, e qui vado direttamente di là. Bello, raga, mi è piaciuta. Vai, altro tentativo. Speriamo di trovare la nuova mappa che voglio provare i nuovi operatori. Oppure anche una mappa qualsiasi, basta provare i nuovi operatori. Tanto dai, non penso che tutti abbiano comprato, cavolo. Sti cavolo di operatori. Ah, qui posso fare anche così. Allora, c'ho ancora questo da un giorno e quella da 7 giorni. Ok. Nuova mappa! Niente da fare. Allora, raga, concentrati perché voglio assolutamente prendere i nuovi operatori. Allora, dobbiamo difendere. No, porca vacca! Che tu sia maledetto che mi hai rubato mira. Come ha fatto? Vediamo un po'. Io vorrei i nuovi operator. Se non ho nuovi operatori, niente da fare, raga, perché questa è la live su Velvet Shell. Non vorrei
lasciare troppe partite perché sennò poi vengo penalizzato anche se sono in pubblica, quindi devo stare un attimo calmo. Multigiocatore gioca partita libera. E così vai direttamente a cercare una partita. Bello questa cosa qui, raga. Mi piace, eh. Devo dire che la schermata iniziale è molto più capibile. Ah, qui ci sono le cose. Dai, che voglio aprire anche un loot. Porca vacca, raga. Sotto che mi piace, raga, e condividete la live con chiunque. Avanti così. Questa volta sarà la volta buona di prendere sti maledetti operatori? Perché, ok, non si trova la mappa nuova, raga. Prima o poi si troverà, vi farò il video. Perché anche con Bartlett, il della University, ho aspettato un'eternità prima di trovare quella cavolo di mappa. Però almeno utilizzare i nuovi operatori. Esci sto trickshot! Adesso, raga, faccio un 1280 saltando e facendo una spaccata. Presidio, ottimo TDM. Dai, 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 dai. Qua, raga, se lasciate un like, sicuramente riuscirò a prendere un nuovo operatore. Se non lasciate like, non riuscirò mai a prenderlo. Oh, ho preso Mira! Avanti così. Però, con cosa la prendiamo? Con il Vector, con l'ITAS e la Nitro. Allora, proviamo il Vector, raga, per prima cosa con Red Hot, compensatore e impugnatura verticale. Con Red Hot siamo sicuri? Ma sì, dai, proviamolo con Red Hot questa volta. Andi, c'è anche Tachanka, raga! Mira con Tachanka! Epico! Totale, veramente assurdo. Difendete la stanza. Dobbiamo Bello, proteggere siamo le anche strutture dal qua. rischio. Jammer pronto all'attivazione. Io quasi quasi vorrei distruggere questa parete. Beh, intanto fatemi mettere un attimo tutte quante le cose. Piazziamo giù tutto. Hola. Allora, qualcuno sta facendo le botole. Dove cavolo sono i droni? Bella, bella! Non ho più. Non ho più cose. Rimangono Mi 10 secondi. dispiace. Il Vector! Mancano 5 secondi. Lo piazziamo qua? Che dite? Posizione No? contenitore di Lo vuoi fluoressi qua? Va segnata. Tenetelo al bene. sicuro. Qua? Lo vuoi qua? Qui? Va bene. Spazio insufficiente. Attivazione jammer. Ok. Mamma mia, raga, il primo coso di mira che metto. Ora non più. No, no, Tachanka non ha capito nulla. Se lui voleva stare dentro la parete, doveva dirmelo dall'altra parte. Ma porca vacca, raga. Vabbè, io voglio vedere anche qua. Vibrazione compressione Oh, aria. raga, occhio là, eh. Mettiti esatto da quella. Mamma mia, che spettacolo, raga! Che spettacolo con le nuove cose. Il nuovo fucile, sentite? Che spettacolo! Allora, andiamo, controlliamo un attimo le telecamere. Qua ho sentito qualcuno. Quindi sono da porta principale. Oh, raga, occhio là, eh. Bella. La prima kill con il Vector, raga. Sì, ma quello ha già rotto. Il nemico ha trovato il contenitore di biorischio. Un operatore Porca alla prima. vacca, con chi vado a morire? Blackbeard, no? Stavo skippando l'arma per prendere il fucile a pallettoni, invece dovevo andargli di coltello. Però, piccolo fail. Niente, questo è rip. Questo è brutalmente rip, raga. Però dai, non è male, non è male, non è male. Hanno rinunciato ad approfittare. Impedite al nemico di prendere il contenitore.
Sventate ulteriori accessi al contenitore. Sì, vabbè, in tre. Questo qui è, non so che cavolo sto distanze. Aspettando. Missione fallita. Difensori uccisi. Allora, da quanto è incominciata, raga, la live? C'è scritto sotto, raga, lo streaming è avviato da 25 minuti. Il tempo di... Porca vacca, stavo parlandovi, mi sono dimenticato di prendere Jekyll, no? Vabbè, prendiamo con Twitch, perché se quegli altri prendono mira, anche con Twitch si può distruggere il vetro. Basta andare dietro e si fa esplodere la bombola. E anche lì, in teoria, abbassi giù tutto ed esplode il mondo. Allora, raga, vedo ancora pochi like. Vediamo di arrivare immediatamente a 10.000 like, ma minimo, assolutamente. E in più, spammate la live come non avete mai spammato nulla in vita vostra. Il contenitore di biorischio è stato individuato. Allora, sono sopra. Non sento nessuno qua, quindi posso muovermi. Ok. Fermi tutti. Ok. 10 secondi all'inserimento. Ok, questo ce lo nascondiamo qua, bello tranquillo. Inserimento tra e sono secondi. Prontissimo. Ah, L1 per rilanciare la granata. Sì, ragazzi, io quelle volte che l'ho rilanciata sono sempre esploso come un miniciccolo, perché non sai se il tipo ha aspettato prima di lanciare la granata o che cosa. Raga, ci vogliamo muovere, tanto questi non fanno spawn kill. Le ultime parole famose. Vai avanti, tanto qua è tutto chiuso. Entriamo da sotto, dai. Basta che... Capita... Vai, 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 drona, 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 io tengo là. Com'è? Clear, capitavo? Tutto clear? Ottimo. Vai. Occhio, capitavo. Cambio caricatore. Tengo io qua, vai tranquillo. Qua. No! Toppato, raga. Fermi tutti. Non so cosa stessi facendo, ma volevo piazzare una claymore 3-4. Fatto. Porca vacca, raga. Oh, che mira, oh. Niente, qua ho fatto veramente schifo. A parte col silenziatore. Sinceramente non pensavo, ve lo dico in tutta onestà, che avessero spaccato la porta dell'obiettivo. Credevo che avessero aperto la porta dall'altra parte. Vabbè, rip anche questo. Ottimo. Il freno di bocca al posto che il silenziatore. Lo so, ragazzi, stavo provando il FAMAS con cose differenti rispetto al solito. Io non lo mettevo quasi mai il silenziatore. Ah, lì c'era quell'altro. Ecco, vedi. Bella. Sono gli unici tre là. Eccolo. Sì, ma cavolo, l'hai visto? Attaccante neutralizzato. Comunque, tipo il Vector, con cos'è che ce l'ho? Ah no, avevo utilizzato il FAMAS con l'ACOG. Non va assolutamente bene. Il FAMAS lo voglio nuovamente con l'holographic. Bass. Mira. Maledetto. Maledetto. Vabbè, andiamo con Caveira. Tanto Caveira non lo so utilizzare. Anzi no, potremmo andare con il Mute. Così quello là non vede... No, vede ugualmente le nostre impronte. Vabbè, andiamo con Caveira, anche se non la so utilizzare.
Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Allora. Difendete la stanza. Vai, ripara quei muri. L'olografico su mira. Allora, devo assolutamente cambiare. Ho individuato il contenitore di biorischio. L'olografico, intanto. Oh. Su. Nuovamente sul FAMAS, perché quelle lì non erano le cose che utilizzo di solito. Oh, Twitch. Occio. Mancano 10 secondi. Okay. Ancora 5 secondi. Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi. Vediamo se qualcuno passa. In teoria ho utilizzato passo felpato fino qua. Qua non sento niente, raga. Dove cavolo sono sti maledetti? Nuovo caricatore! Non ci credo, veramente, passano solo da davanti. Ma porca vacca, ma come cavolo fanno? Un operatore alleato rimasto. Ma come cavolo fate a morire tutti? RIP. Ma questi mi mettono il castle da questa parte. Si sta impossessando del contenitore. Intervenite all'istante. Hanno rinunciato ad affidarsi al contenitore. Buonanotte. Dai, dai, per favore. Missione fallita. Non c'ho neanche voglia poi di mettermi qui, no? Morti subito tutti. Ma come cavolo si fa, oh? Sconfitta totale. Vabbè. L'importante adesso è andare a prendere l'altro operatore. Come non detto, in effetti, raga, cioè io sono là dietro appostato. Cioè, da quanto ho fatto schifo, però sono sempre primo della squadra. Quegli altri non hanno ucciso nessuno. È meglio che disinstallino il gioco, guarda. Cioè, io ho fatto letteralmente schifo, raga. Ma di uno schifo totale. Però ero primo. Cioè, boh. Andiamo a cercare un'altra partita per piacere, che magari vediamo un attimo di utilizzare quell'altro. Attention please. Livello 54. Buono. Ah, esatto, qui cos'è che ti dice? Vedete, i gradi non viene scritto assolutamente nulla. Su Beastard invece 146. Quegli altri sempre con... Ma porca vacca, voglio la nuova mappa. Da te non si è ancora aggiornato, raga, dipende un po' quanta gente c'è, quanta gente non c'è e tutto il resto. Allora, prendiamo di nuovo mira. Allora, mira abbiamo capito che nessuno se l'è comprata. In difesa questo qui nessuno se l'è comprato. Quello abbandonato, favoloso, perché magari non voleva anche lui il nuovo operatore. Allora, a me interesserebbe fare almeno qualche azione un po' giusta con mira. Poi i video fatti bene eccetera, ragazzi, arriveranno con calma. Metti la nuova mappa come preferenza. Ho messo esattamente tutto quanto come preferenza o no su tutto, soltanto sulla mappa giusta. Ho messo sì, però raga, il matchmaking è questo e quindi non si può fare assolutamente nulla. Porca vacca, dovevo andare con il doppio fucile a pompa. Vabbè raga, utilizziamo nuovamente il Vector, perché prima si era comportato gran bene. Andiamo a riparare qua anche. Poi bisognerà imparare effettivamente dove mettere
questo qua, perché se lo metto qua, qui ci sono le finestre e quindi diventa abbastanza inutile. La squadra d'attacco ha trovato una potrei metterlo tipo qua dietro. Ancora 5 secondi. Come superficie? Impossibile metterlo. Mi prendi in giro? Localizzata. Lo devo mettere solo da questa parte? Ma dai, solo dalle... Vabbè, questo non me lo aspettavo. Dagli una bella occhiata. Così almeno qua controlliamo tutto. Qua ti chiudo anche. C'è qualcuno? Porca vacca. Hanno cambiato anche i tasti sotto. Qua adesso muoio perché uno... Telecamera attivata. Occhio raga. Qua ci lascio le penne. Preparazione ci vuole. Qua non vedo niente dal vetro. Oh, è favoloso sapere che tu vedi fuori. Loro no. Dai, questo. Un nuovo caricatore. Grande prova, raga. Vorrei uccidere qualcuno col fucile a pompa. Dite che ce la faccio? Dite che ce la faccio, raga? Per me no. Qua la finestra è a posto. Ce n'è uno sul tetto, mi sa. Bella. Dai che l'hai visto. Ci ho messo il vetro apposta. Ultimo attaccante rimasto. Bella, grande prova. E l'ultimo anche si deve calare giù dal tetto da qualche parte. Vorrei quasi quasi skippare col fucile a pompa, ma alleato. Bellissimo. Missione completata. E andiamo avanti così. Il Vector, ragazzi, è di una potenza incredibile. Il Vector è l'arma veramente overpower, inaudita. Adesso vediamo se riusciamo a prendere Jekyll. Avanti Jekyll, sei mio. Cosa lo prendiamo? Con il C7E. No, proviamo il PDV con 50 colpi. No, sì, capienza 50 con l'olografico. Vediamo con cosa potremmo mettercelo, se no con l'ACOG. Proviamo con l'ACOG. Poi vediamo se mi fa schifo o meno. Poi utilizziamo il 12S e granate stordenti. Vediamo, raga, sono tutti gli esperimenti che si devono fare all'inizio, vedere un po' quale arma con quale arma uno si trova meglio, cosa. Raga, se fate casino, anche no, cioè tanto la live non vi sente, disattiva voce.
Non lo so, bisogna un attimo capire. Quindi le prime partite saranno veramente dilanianti. Cioè magari perdi nelle peggio maniere. Devi abituarti chiaramente alle nuove armi. Oh, guardali qua. Ciao. Parate. Quanto ho fatto? 3 ne ho uccisi, 2 quell'altro. È andata bene. L'unica cosa è che giocando qua in libera, per poter andare a cercare la nuova mappa, il tempo chiaramente è maggiore. E io non sono assolutamente abituato a giocare con così tanto tempo a disposizione. Giocando nelle classificate che si ha veramente uno sputo di vita, di tempo. Dove cavolo è la telecamera? Ricarica! Liberate l'area dell'esplosione! Cambio caricatore! È bestiale! È bestiale, raga, questa cavolo di arma! Ah, questi, non dirmi, veramente si sono chiusi qua dentro? Ho sentito qualcuno qua. No? Che cavolo ha la bomba? Ce l'ha quell'altro. Ma dove cavolo andava quello? Siamo fregati, raga. Rip. Ah, ma io posso... Mamma mia. Allora, queste blu sono quelle... che ormai sono fredde. Però scansioniamone una. Posso scansionarle anche da qua lontano. 25 points miei. Vedete che voi potete continuare ad andare avanti con questo e non vi dice niente a nessuno. Ma perché cavolo volete buttarmi fuori? Siete inutili. Fidarsi solo dei propri occhi. Ho una traccia fresca. Avanti. Dai, dai, prendila. Dove cavolo ero, raga? Ero sal... Ah, ma hanno messo due scudi! A parte quello uno sputo di vita, ma hanno messo due scudi! Fammi rivedere come mi ha ucciso. No, non capivo. O no? Uno scudo solo. Oh raga, dalla mia inquadratura mi sa che ce n'erano. Ne avevo visti due, boh. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Te lo individuo. Te lo individuo, amico mio. Più di questo non riesco a fare. Non riesco assolutamente... Dai, te l'avevo anche individuato! Rip. Porca vacca. Doveva soltanto mettersi lì e sparare in pre-fire. Non doveva fare nient'altro, quello. Vabbè. Allora, devo un attimo cambiare sicuramente. Secondo voi, cosa mi consigliate per il PDV9? Avete visto quando si fanno queste raffiche così assurde? Chiaramente l'ACOG non è molto... Basta! Come ha fatto? Maledetto. Vabbè, addio quello. Vabbè, andiamo con Pulse. Mi stavo dicendo comunque, anzi buttiamolo fuori, buttiamolo fuori, che lui non ha fatto nulla, è a 0 kill e mi prende mira, ma ti butto fuori assolutamente. Allora, il cosa cavolo vi stavo dicendo con Jackal? Cosa mi consigliate? Perché l'ACOG non lo so. L'olografico magari. Perché oppure devo cambiare al posto che avevo il rompifiamma là, giusto? Cavacca. Avevo il mega rompifiamma. Quindi non lo so sinceramente che cavolo dovevo utilizzare. Occhio, la posizione di una bomba è compromessa. Ricarica! 10 secondi. Boh.
Vediamo, dovrò un attimo abituarmi a leggere tutto. Red Hot, mi dite, l'olografico blister con il computatore. La squadra di attacco ha trovato una bomba. Pronti all'assalto. La squadra di attacco ha trovato una bomba. Raga, dovete vincere. Doveva metterlo fuori, fuori, eh. Rinforza il muro. Qua. Scansione. Ho spinato piazzato. Sensore in campo. Ah, giochi così sporco. Ah, giocano proprio così questi. Va bene, va bene. Ottimo. Non mi fa nemmeno rivedere la kill. Vabbè. Morto come un sassolino minicicciolo. 3 contro 5. Cioè, quello che ha preso mira è subito morto. Io lo uccido quello. Io lo uccido. 2 contro 5. Diciamo che questa volta qui ci hanno dilaniato, raga, eh. Anche perché tenere questa posizione qua. Guarda lì il mio bel C4. Sinistra. 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 Ti fanno da dietro col coltello, eh. Mamma mia, che mira. Ma cosa. Ma porca vacca, raga, oh. Non ci credo. L'aveva. Boh. L'aveva visto. Vabbè, raga, non preoccupatevi che i video power arriveranno. Oh cavolo. Oh cavolo. Jekyll è mio. Ah, mi prendi mira, ma non Jekyll, eh. Allora, il PDV l'abbiamo visto. Andiamo con il C. Con l'olografico. E l'impugnatura. E il compensatore. Proviamo questa cosa qui, raga. Con il 12S e la stordente. E la stordente. Poi chiaramente, quando giocherete anche voi con gli operatori, ditemi poi sotto chiaramente ai video quali accessori sono migliori per le varie armi e tutto il resto. Chiaramente più si è, meglio si è. Lì ci possiamo dare anche un piccolo aiuto. Magari in alcune situazioni uno dice no, Beastard è meglio quell'altro con quell'altro accessorio e quant'altro. Quindi andiamo qua su. 3, 2, 1. Il drone alleato ha trovato una bomba. 4 contro 5. Stranamente. Allora io mi nascondo qua. Ancora 10 secondi. Che due scatole, non poter dire effettivamente uno dove vuole spawnare. Però vabbè. Il disinnescatore è di nuovo nostro. Bomba individuata. L'obiettivo è raggiungere. Dai, abbastanza. Cioè, quando attivate questa cosa qui, raga, è come se qualcuno vi uccidesse. Vi colpisse in qualche parte del corpo, perché è troppo strana. Ah, però non ho preso le granate, cavolo. Quindi. Wow! Oh, devo togliere qualcosa perché. Bella, bella, però distruggimi qualcosa perché io qua non vedo niente. Poi c'ho sempre quella roba là sotto lì che non so. Ah, lì hai. Grande prova. All'esterno. Ah, ma fermi, ma io c'ho il fucile a pompa. Vabbè, avevo capito che se hai un nemico lontano 5. Ma come fai a cadere nella trappola di Frost? Ma porca vacca, oh.
Ah, perché lì c'era il vetro. Però non posso scansionare le impronte fino là. Guardate, lì impronte rosse nuove. Il rosso vuol dire che c'è appena passato il nemico. Guardalo là. Adesso sicuramente passerà nuovamente da questa. C'ho un'eternità di tempo. Tutti che fanno eccessi di spavalderia. Mi lanceranno un C4. L'attaccante è stato eliminato. Io mi aspettavo un C4, sinceramente. Ah, mi ha visto il fucile. Mi ha visto il fucile, mi ha fregato il maledetto fucile. Mi ho perso. Lasciate in pace Beastar, ma tanto IBM ci sono qua, o anche gente che è abbastanza inutile deve venire qua nel mio canale. E a me fa solo piacere, maledetti. Ammirate il diamante. Allora, quello l'ho fatto, adesso io vorrei trovare la maledetta mappa nuova. Allora, devo dire che il fucile nuovo con l'olografico non è male, però non lo so. Magari ci devo mettere... fermi tutti. Beh, con la stessa squadra, proprio zero, con quegli scarpari. Allora... andiamo negli operatori. Io volevo un attimo... come dotazione su questo fucile l'impugnatura inclinata chiaramente non va bene, quello è a posto. Qua ci metto l'ACOG. Qua abbiamo detto che l'ACOG su questo qua non ci va assolutamente, quindi ci mettiamo l'olografico con il freno di bocca, riduce il globale dell'arma a colpo singolo, dell'arma per fuoco rapido. Nasconde la fiamma e riduce il rinculo delle raffiche brevi. Potrei provare questo, raga, rompifiamma, non so se potrebbe essere utile. E poi volevo un attimo andare a modificare mira, perché... no, il Vector andava bene. Con questo mirino qua mi piace parecchio. Con Red Hot, beh, proviamolo anche con l'olografico al limite. Con il compensatore mi piace, mi era così. Con questi settaggi direi che ci siamo. Era soltanto prima che non avevo messo lì l'impugnatura, che sparavi ovunque. Multigiocatore. Vediamo se riusciamo a trovare la nuova mappa. Vediamo un po'. Poi man mano mi accorgo che più riuscite a scaricare il gioco... attenzione! Più riuscite a scaricare l'aggiornamento, chiaramente andate a giocare e non mi vedete. Maledetti! Allora, multigiocatore. Dai, che voglio almeno trovare la mappa e giocarla in live insieme a voi. Dai, nuova mappa, nuova mappa, nuova mappa. Intanto la giornata com'è stata? Domani ci sarà un video speciale, molto speciale, raga. E niente. Vedrò magari di riuscire a registrare qualcosa con la nuova mappa o con qualcosa diverso, di diverso. E niente. Qua è bloccato tutto. Ah, porca vacca, ci saranno i server... qua di Rainbow che stanno esplodendo da quanta gente ci va. Anzi no, mi ha fatto entrare in una partita già iniziata, favoloso. Grazie mille gioco.
Grazie, grazie mille, veramente. Perfetto, questo è senza arma. Però non vedo che utilizzano i nuovi operatori, quindi potrebbe starci come cosa. Così li possiamo utilizzare noi. Ole. Guarda il Libra. Ma il Libra sono tutti senza fucile? Guardate, anche Ash è senza fucile. Ma che cavolo. Guardali. Dai, che la stanno rianimando. No, è morta Ash. Adesso scende giù. E il muore. 2 minuti. Cioè, come cavolo fanno in 2 minuti a essere già tutti morti tutti? Difensori uccisi. Un modo per il download più veloce. Raga, bisogna avere la fibra. E comunque anche se si ha fibra, poi la play fa schifo perché ci impiega un'eternità a scaricare. Allora, proviamo il PDV con l'olografico, il rompifiamma e l'impugnatura verticale. Così per raffiche brevi dovrebbe essere migliore. Molto molto migliore. Vediamo se c'è qualche BM ancora che infastidisce la chat di Beastar. Perché non andate a giocare sul treno? Sui binari del treno. Mettetevi lì con la palla. Dovete usare il drone per trovare. E così fate un'azione buona per tutti. Tanto siete inutili. Corre Dot? Non so raga, anche perché non è che mi sto molto impegnando qua adesso, cioè, tra leggere la chat, vedere un po' tutto quanto qui, un po' un casino. Poi quando registrerò per i cavoli miei, voi lo sapete benissimo che quando vado in live non vado assolutamente più di tanto, non è che mi impegno, cioè cerco di fare qualcosa. Però voi lo sapete che se uno parla in continuazione come sto facendo io adesso, fa schifo nelle partite. Beh, se qualcuno ci riesce e fa delle trovate incredibili, tanto di cappello. Ok. Bello, bello. Il PDV, ragazzi, mi piace. Anche come rumore non è male. Allora, da qua si riesce. Aspettate che non vorrei cadere. È distrutta? Sì. Tutti che fanno spawn kill non sanno fare altro qua, mi dicono. Ma lo sapete che non è male giocare così, eh? Giocare tutta la partita con lui in questo stato qui, secondo me vedi anche meglio tutto. No? Hai trovato la bomba. Flashbang lanciata. Boom! Sì, devo dire che questo fucile, ragazzi, mi è andata veramente di lusso uccidere il nemico perché... Ma dove cavolo è la telecamera? Cioè, non veramente messo una telecamera di Valkyrie qua? Cioè, non ci credo, raga. Occio. Dove cavolo è il tipo? Flashbang. Bella. Difensori neutralizzati, vittoria per gli attaccanti. Cavolo era il tipo, raga, in bagno? Vabbè, il classico spot quello. Segnalate chi spamma. Esatto, ragazzi. Cioè, tu basta, puoi andartene anche.
E non saluti manco una persona, perché io non saluto mai, raga. Questo ancora non l'avete capito? Proviamo ancora il vector cambiato. Non saluto mai, raga, perché siete in troppi. Cos'è? Saluto una persona e gli altri cosa faccio? Quindi non si saluta nessuno, non siamo alle elementari, quindi crescete, siate persone consapevoli di tutto ciò, che non è che un saluto vi cambi la Proteggete le vita. bombe. Io sto leggendo la chat come leggo tutti i commenti e quant'altro, quindi state calmi, divertitevi, ci divertiamo insieme. Suggerimenti su come si modificano le armi, varie challenge da fare qua con questi nuovi operatori. E via, molto easy, relax, raga. Andiamo a piazzare questo. Non so se ho fatto bene a metterlo qua. Sta quattro la bomba. Spettacolo. Siamo a 10 secondi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Pronti all'assalto. Raga, Mancano 5 secondi. grande. Colina in posizione. Sì, è qua. La squadra Vabbè. d'attacco ha trovato una bomba. Attivazione jammer. Bene. Siamo pronti. Si gioca in 6. Prova il pompa di mira. È questo. È molto lento a ricaricare. Eccolo qua. Ciao, ci vediamo. Grande prova. Cioè, il vetro, ragazzi, fa tantissimo. È una cosa incredibile. Cioè, veramente una cosa allucinante a livelli estremi. Beard. Occhio là, occhio là. Blackbeard se ne va. Scusate, ho visto, era veramente così scarso da non meritarsi il diamante? Non so io. Mi sa che uno si è calato giù, raga. Sa che lì uno si è calato giù. Quindi. Bevo io. Andare dall'altra, buonanotte. Sti maledetti qua giocano insieme. Hanno le cuffie. Non sembra, però giocano insieme, sti maledetti. O almeno. Dai, cavolo. Vabbè, Missione peccato. fallita. GG, Difensori uccisi. maledetti. C'è mute in vita e non sputa. Abbiamo perso, grazie. Vistar dov'è? Con 4. Cioè, finché ho la gente che non mi fa kill in squadra, ragazzi, non è che posso fare qualsiasi cosa io, eh. Non è che sono. Nessuno ci riesce. Io vorrei andare a provare la nuova mappa. Mannaggia. Torniamo indietro. Se non trovo la nuova mappa, a parte che sta partita abbiamo già iniziato. Con la partita già iniziata. Se non trovo la nuova mappa qua quitto, eh. Abbiamo già la modalità lenta, raga, eh. Se volete la metto ancora più lenta, però poi mi sembra abbastanza incasinata. Bam.
Nuova mappa. No. Porca vacca. Raga, lasciate like. Che se per caso magari lasciate like, magari si riesce a trovare la nuova mappa, Mettila tra le preferenze. L'ho già fatto, raga. Ho soltanto quella lì. Va a fortuna. E io ogni volta per trovare le nuove mappe ci impiego un'eternità. Proviamo così. Vediamo un po'. Come fai ad avere tanta fama? Giochi tanto, raga. Giochi tanto come me in classificata. Magari con qualche punto fama potenziato e quant'altro. È un attimo. TDM presidio. Ma porca vacca. Mannaggia. Facciamo 5. No, io non, questa non la gioco, la Bartlett. Voglio andare sulla nuova mappa. Voglio andare sulla nuova mappa. Allora raga, mettete like. Sono sicuro che a 10.000 like riusciremo a trovare la nuova mappa. Perché finora non avete messo like, quindi niente da fare. Confido nel like e la nuova mappa. 3, 2, 1, vai, nuova mappa. Nuova mappa, questa è la volta buona, raga. Questa è la volta buona, me lo sento. No, la partita è già iniziata, ma porca vacca, su confine. In più, chiaramente, perdiamo. Ah, porca vacca. La troverò. Chissà quando, raga, perché volevo trovarla qua in live. Però non volevo fare una live di 8500 ore. Siamo già da un'oretta in live. Voi avete spammato la live ovunque. Ho visto che c'è stato un picco di oltre 8000 e qualcosa di persone. Cioè cose allucinanti. Dai, questa volta è la volta buona. Anche perché se ogni volta quitto anche dalle libere, poi raga ho penalità, robe strane. Quindi non va bene. Avanti, avanti. Questa è una partita buona. Questa è buona, raga. Dai. Artificieri. Ma porca vacca. Ah, non ci credo. Ah, la prossima volta, raga, metterò dei moderatori in chat. Così verranno bannati a vita 8500 BM. Perché ogni volta che uno deve andare in live si ritrova la gente inutile. E anche gente con vari canali completamente inutile. E quindi, oh, perché la gente non si deve mai fare gli affari loro. E quindi, vuol dire che sono importante. Bistard è importante, invece loro no. E anche tutti voi ragazzi siete importanti, per quello vengono qua. Boh, non lo so, raga, vediamo un po'. Volevi fai Ghost Recon? Si può fare, raga, con calma, perché oggi sono andato, se mi avete visto nei social, a snowboard. Quindi sto facendo di tutto e di più. Oggi sto per morire veramente, sono dilaniato. Partita già iniziata. Quarto round proprio. Favoloso. Ah, mannaggia. Sicuramente sarà un 2-0, 2-1. Almeno per noi, 2-1 per noi, raga. Prendiamo questo colacco che è il compensatore, dai. Facciamoci l'ultima partita così. Chiaramente quello della mia squadra deve quittare, perché sennò, ragazzi, per quale motivo? No, è entrato una recluta. Bene. Metti l'ACOG a Jekyll. Jekyll all'ACOG, raga. Non preoccupatevi.
che Jekyll ha l'Acog, i pacchetti. Beastar, che ne pensi dei nuovi operatori? Finora mira, cioè, per quello che li ho provati qua in live, ragazzi, cioè, devo un attimo concentrarmi io per i cavoli miei. Mira mi ha fatto un'ottima, ottima impressione. Il Vector è una cosa abominevole. Come l'ho settato io poi, a me piace un casino. Poi magari andrò a provare altri settaggi, perché non si sa mai. Però come l'ho settato io, raga, è veramente una bomba. Fidatevi, col Red Hot è un'arma OP. Il Red Hot fa tutto, veramente. Dove cavolo sono? Su? Ben fatto. Wow, vabbè. Hop. Bene. Hop. Oh. 10 secondi all'inserimento. Hop. Porca vacca. Hop. 10 secondi all'inserimento. Hop. Mannaggia, non ce l'ho fatta. Vabbè, lasciamoci qua la telecamera. Avanti così e vediamo un attimo di portarci a casa questo round, raga. Avete lasciato like 8009, dai, che sicuro. Ah, guardalo là. Dai, che l'ho ucciso. Ci siamo uccisi a vicenda? No. Vabbè, bella, bella, bella. Perché ho voluto io fare la challenge contro di lui? Non lo so, raga. Non chiedetemelo. Ma ogni tanto non lo so, pensavo di avercela. Vabbè, quello. Pensavo sinceramente di avercela quella kill. In tutta onestà credevo di avercela. E invece niente, è andata molto male. Allora. Vabbè, allora siamo ancora in attacco, mi posso rifare, raga. Me posso rifare. Beastar l'hai chiamata, ma veramente, raga, oh, porca vacca. 10 secondi di round. Magari è Guinness World Record quello là. Cosa dite? Mannaggia, oh. Guinness World Record. Dai, questa volta mi impegno. Dai, questo round cerco di farlo nel migliore dei modi, veramente, perché sennò saranno giù. Dove sono questi maledetti? Ancora là. Qua dietro nel frattempo. Inserimento tra 10 secondi. E io provo a fare un wallbang abominevole da quella parte. Vediamo se mi capita. 2-2 final round, raga. Rischio individuato. Raggiungetelo. Non passarmi davanti, come non detto. Perfetto. Io ho sempre paura a uccidere lì qualcuno. Ottimo. 4-4. Ah, avete già sfondato tutto? Porca vacca. Devo avere una visuale almeno. Ma porca vacca, dai. Cavolo, quello si chiude qua dentro, veramente. Guarda questo, che si chiude qua. Fermo. Siamo rimasti in due, raga. Devo andarlo ad aiutare. Flashbang.
ricarico. Sto cavolo di fucile a pallettoni, se devo dirvi la sincera verità, non è che mi piaccia moltissimo, eh. Ricarico. Avanti, scendi. Attivazione drone. Andiamo avanti con calma, raga. Questo. Ecco, è là. Un operatore alleato. Ecco. E così ci portiamo a casa il round. Quando vi dico che mi impegno, raga. Fidatevi di me, porca vacca. Sono entrato nell'ultimo round. Dai, e così Beastar si porta a casa l'ultima vittoria sofferta con questa proata. Io direi che la live si può concludere qua, raga, perché la mappa non si riesce a trovare. Non preoccupatevi che chiaramente ci sarà il video e tutto quanto. E niente, devo dire però, vi faccio vedere, raga, come ho settato io le armi. Se anche voi volete provare... questa configurazione qua delle armi. Poi voi ditemi chiaramente appena trovate qualcosa di giusto. Porca vacca. Magari degli attachment migliori. Però tipo io con questo, come vedete, il C7E ce l'ho colà con compensatore e impugnatura verticale. Poi questo qui, il PDV... olografico, rompifiamma, impugnatura verticale. Il PDV secondo me devo ancora meglio capirlo, perché è un'arma un po' diversa dal solito. Perché questa qui, ragazzi, il C7E è come tipo l'arma di Buck, lasciatemi passare questo termine. Cioè abbiamo già utilizzato fucili mitra così. Un PDV così non mi pare che ci sia mai stato nel gioco. Quindi quello è un po' più difficile da... da imparare a utilizzare. E poi, raga, il Vector è una cosa devastante con... ah, ho utilizzato l'olografico qua. Anche però il Red Hot è tantissima roba con il compensatore e l'impugnatura verticale. Quindi, raga, io direi che per questa operazione Velvet è tutto. Adesso mi metto con calma a fare qualche video in santa pace, così riesco a scatenare la potenza di Beastar allo stato puro. Spero che la live vi sia piaciuta. Lasciate like, commentate, condividete e al prossimo video.